60 anni fa non avrei mai pensato che mi sarei trovato a Bergamo a inaugurare un ambulatorio per la malattia di Chagas. Una cosa, penso che anche Maria, che è arrivata dalla Spagna qualche mese fa, pensava tutto, ma non si sarebbe occupata di Chagas a Bergamo. Però è così, le malattie infettive sono così, cioè si spostano le persone, si spostano i microbi, cambiano abitudini di vita, per cui ci troviamo problemi nuovi e dobbiamo cercare soluzioni. Si fa fatica perché, ne ha accennato Laura, in realtà noi siamo partiti qualche anno fa con lo screening per le donne latinoamericane gravide, a fare almeno lo screening in gravidanza, e siamo riusciti a coinvolgere tutti i punti parto della provincia in collaborazione con l'ASL. E piccola cosa, 50-100 parti all'anno da screenare, ma vi assicuro che mettere assieme le ostetriche, i ginecologi, i microbiologi, i patologi natali, i pediatri, gli infettivologi, per far funzionare queste cose è faticoso. È faticoso e richiede risorse, tempo, e quindi volevamo fare un passo in più, ma aspettavamo l'occasione propizia. Abbiamo avuto l'occasione propizia di questo finanziamento e quindi è partita questa avventura, perché è finanziamento, sì, è un fatto economico, in realtà è un'avventura condivisa che è molto più complessa e francamente, devo dire, con Don Gigi, direi che come animatori del progetto penso siamo partiti bene, francamente, penso sia una buona avventura, è partita bene. Vedremo se funziona, se funziona adesso lo capiremo, ci siamo appunto anche qui in tanti coinvolti e lo capiremo anche in base a qual è la risposta, cioè noi offriamo un servizio che prima non c'era e ci aspettiamo innanzitutto dalle comunità latinoamericane bergamasca che ci facciano capire se è un servizio che funziona, che serve, se è organizzato bene, se l'accesso è facile, perché ovviamente cammin facendo probabilmente dovremo correggere qualcosa, migliorare qualcosa, faremo il possibile, quindi fateci sapere cosa funziona e cosa non funziona e cerchiamo con le nostre forze e col sostegno dell'associazione di andare avanti nel miglior dei modi. Grazie a tutti.